segreto perché credo che insomma, a questi livelli per essere mantenuto insomma così imperiale. Ma la fortuna è di non aver mai avuto infortuni gravi e mi mantengo bene fisicamente, non c'ho nessun segreto, faccio cose normalissime. Pure hai fatto in ciabatte, onestamente, cioè, non ti dico che mi sono dovuto strappacapelli, devo essere sincero, perché a livello tecnico sicuramente la differenza c'è, però se non sei pronto fisicamente, perché è un campionato molto agonistico, molto Luca, di corsa fatica. La tua obiezione, poi una battuta, è però corretta, perché pochi di noi conoscevano ad esempio la storia di l'anno scorso e ci siamo dovuti un pochino documentare, io come credo Luca Pollini, come Nicola Fabris, come altri colleghi, ho iniziato a parlare con addetti ai lavori, allenatori, ex giocatori, e tanti dicevano, guardate la Serie D, il campionato difficile, il Parma troverà giocatori che giocheranno con il coltello tra i denti, soprattutto all'inizio soffriranno questo. Ecco, il Parma questo tipo di adattamento alla Serie D non l'ha avuto in maniera così marcata come si poteva pensare. Quindi è vero quello che dice Luca, tutto sommato. Cioè, io non ti ho mai visto quest'anno in difficoltà con un attaccante avversario. No, onestamente no. Un po' per l'esperienza, un po' perché magari certe letture magari certe letture, cioè c'è meno spazio alla tecnica e più, come dicevo prima, all'agonismo e alla corsa, quindi magari su quello sono stato un po' più avvantaggiato, cioè a dire che a me mi ha aiutato tanto anche Cascioli, perché sembra strano, però io accanto c'avevo un esperto e un vincente della categoria. Lui col suo modo di fare, che è molto carismatico, molto leader, ha aiutato lui, non solo me, ma tutta la squadra a mettersi subito con la testa giusta nel campionato, perché lui sì, sapeva cosa significava. Ora ormai si è rilassato anche lui di sinistro, dalle palle al giro, può fare gol perché vede me, e la testa, no? Se fa quel gol ieri, io prendo, saluto e vado via. Nicolò, no, sono d'accordo.